Buongiorno amici di Universo Foto, sono Mirko Poppi e innanzitutto vi ringrazio di guardare questo video. Vi ricordo, se già non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità che escono sul nostro canale. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it, dove troverete non solo la trasposizione di questo video con le relative schede tecniche del prodotto di cui vi parlerò, ma anche articoli inerenti al mondo del foto e del video, tutti in italiano. Oggi, come potete ben vedere, vi parlo della nuova Canon EOS C70, ma prima la... Canon EOS C70. Canon ha presentato già qualche mese fa questo nuovo e interessante prodotto. Ora lo possiamo vedere e toccare finalmente con mano. Il prodotto è ovviamente già disponibile in pronta consegna presso i rivenditori autorizzati che vi posto in descrizione. Questo video non andrà sicuramente a entrare nel dettaglio al 100% di tutte le informazioni tecniche che può avere questo prodotto, ma vorrei cercare in pochi minuti di darvi alcune nozioni basilari pensando al target di questo prodotto. Canon EOS C70, quindi parliamo di un prodotto compatto, però C, linea cinema, ma che va a differenziarsi dalle altre cineprese come la C200, la C300 e quant'altro. Perché? Perché è un prodotto che ha molto più l'aspetto di una mirrorless, di una reflex, quindi di un prodotto che appare più una fotocamera che una cinepresa. Già Canon aveva fatto una 1DC ai tempi e a oggi è uscito con questo prodotto. Le caratteristiche primarie sono queste. Prima cinepresa Canon con innesto RF, quindi in cui io posso andare a innestare tutta la nuova line-up di lenti RF direttamente sulla fotocamera. Ma soprattutto abbiamo un prodotto compatto e leggero, ma con delle funzioni evolute da cinepresa. Compatto e leggero perché potete ben vedere che è un prodotto che mi sta in mano, ma nonostante la compattezza e la leggerezza, già solo guardando il prodotto possiamo notare che ci sono tantissimi ingressi e uscite, tanti tasti, molti dei quali personalizzabili e una serie di funzionalità molto interessanti, tra cui ad esempio anche solo il monitor, che ha un'operabilità ibrida tra il mondo delle cineprese e il mondo attuale del sistema EOS R piuttosto che EOS classiche fotocamere reflex. Vediamo velocemente che cosa c'è all'interno della confezione, poi entriamo sul focus del prodotto. Questo è il packaging e all'interno della confezione, oltre alla camera e al suo grip laterale molto comodo per trasportarla, abbiamo il grip superiore che ci permette di andarlo a innestare nel contatto a freddo per poter avere un ulteriore contatto sopra, ma ulteriori viti per poter agganciare altri accessori, tra cui ad esempio l'aggancio per poter mettere un microfono esterno direzionale, quindi iper o supercardioide. Abbiamo il caricabatterie con il relativo cavo di alimentazione. Abbiamo l'alimentatore a rete per la fotocamera, perché possiamo alimentarla a rete, una tracolla specifica per il prodotto, una serie di viti da utilizzare per agganciare il prodotto all'interno di altre strutture e la batteria a lunga durata Canon BP-A30 con stato della batteria premendo un pulsante. Il prodotto ha delle caratteristiche essenziali per i filmmaker, come ad esempio i filtri ND integrati. Abbiamo all'interno 3 filtri ND da 2, 4 e 6 stop che si possono anche andare a sommare per poter gestire da ND0 fino a ND10 andando a mettere combinati 2 filtri ND. Ma abbiamo anche una cosa molto importante, 2 ingressi mini XLR gestibili anche via Phantom, quindi col 48 volt, oltre a un altro ingresso microfonico di servizio, quindi noi in tutto possiamo avere fino a 4 canali. E l'ingresso 1 e 2 abbiamo il controller per la possibilità di gestione manuale, possiamo dirgli se colleghiamo un line-in, un microfono a 48 volt. E possiamo definire ovviamente se gestirlo in automatico o in manuale. E un'altra caratteristica essenziale per il filmmaker è registrazione illimitata. Quindi noi possiamo andare avanti nella registrazione fin tanto che non premiamo stop. Il pulsante start e stop è posizionato qua davanti ed è in rosso, lo potete vedere.
Per registrare in maniera illimitata abbiamo un sistema di dissipazione che parte da una parte e esce dall'altra in modo da mantenere sempre raffreddato il sensore. Sensore che è un Super 35, quindi la caratteristica di questo prodotto è che abbiamo un Super 35 davanti, installato con le ottiche RF, ricordiamoci quindi di moltiplicare per il fattore del Super 35. Esiste un accessorio, anello adattatore, che ci permette di agganciare le lenti EF, che è anche un booster, quindi fa un effetto grandangolo 0,71 per poter riportare alla stessa lunghezza focale con cui è scritta la lente, quindi ipotizziamo di avere un 24 mm, se io aggancio EF, se io aggancio l'anello booster di Canon mi riporta essere un 24 e non un 35 mm, ma se ad esempio è un 24 f4 addirittura va a migliorare il diaframma perché ce lo porta a 2.8. Questo ovviamente con le lenti RF non si può, ma possiamo agganciarle direttamente. La comunicazione è comunque una comunicazione con i 12 pin dell'RF che ci permette di comunicare con tutte le funzionalità che hanno le attuali lenti sul mercato e anche le prossime che usciranno. Altre caratteristiche essenziali per i filmmaker che ha questo prodotto qua sono una gamma dinamica veramente ampia. Si parla, grazie al sensore DGO Dual Gain Output, di addirittura oltre 16 stop. Un'altra caratteristica che Canon è sempre stato precursore è il sistema di autofocus. Grazie a un sensore dual pixel ha un sistema di autofocus ITR, autofocus di ultimissima generazione, che ci permette di agganciare al meglio soggetti, che siano persone, animali o cose, e mantenerle agganciate e addirittura toccando col touch poterci muovere comodamente all'interno dell'area nell'80% del sensore. Un'altra caratteristica che rende sempre Canon molto interessante e appetibile nel mondo dei filmmaker è la scienza colori di Canon, che è molto apprezzata, e anche la carnagione, l'incarnato è registrato molto bene dai sensori prodotti da Canon come questo. Quindi a tutti gli effetti questo possiamo considerarlo un anello di congiunzione tra il mondo delle reflex e oggi delle mirrorless con R6 e R5 che la fanno da padrone e che hanno delle caratteristiche non solo foto-oriented ma anche tantissimo video-oriented, al mondo delle cineprese come C200, C300, C500, questo si trova in quella posizione intermedia che ha ottime caratteristiche da entrambe le parti. Quindi possiamo andare a considerare questa camera un prodotto ideale per chi fa documentari, per chi fa news, per chi fa social media, per chi fa eventi, ma può essere anche una comoda camera da integrare come bicamera per produzioni molto più importanti in cui si utilizzano camere di spessore notevolmente superiore. Proprio perché è compatto è un prodotto che ci permette di gestire la mobilità al meglio, possiamo utilizzare l'impugnatura superiore, ma possiamo anche installarla comodamente in classici gimbal che trasportano delle reflex o delle mirrorless senza grossi problemi con l'obiettivo davanti, soprattutto considerando che possiamo agganciare l'obiettivo direttamente sul sensore se utilizziamo degli obiettivi RF, quindi abbiamo ancora meno lunghezza in avanti per poter gestire il tutto. Come registrazioni, potete andare a vedere la scheda tecnica che vi posto in descrizione anche nell'articolo inerente, parliamo di filmati fino al 4K 120p e addirittura 2K 180p e sia il 120 che il 180, quindi la registrazione ad alto frame rate permette di registrare su un file separato a frame rate normale anche l'audio per poterne utilizzare al meglio in post produzione. Ha un doppio slot schede di memoria posizionato qua davanti in cui ci stanno le SD UHS di seconda generazione e ci permette di fare la registrazione simultanea. Non entro nei dettagli dei formati di registrazione, ma ci permette di fare tantissime tipologie di formati di registrazione che potrete vedere nella scheda tecnica. Ma quello che vorrei farvi vedere velocemente è la semplicità della customizzazione dei pulsanti. Non entro nel dettaglio nell'accensione del prodotto, ma come potete vedere tutti i vari pulsanti personalizzati, che sono addirittura 12, hanno già una sua funzione preimpostata, come ad esempio il pulsante 1 che è il bilanciamento del bianco, il 2 l'esposizione, il 3 il picking, 5 disp, il 6 la gestione dello zebra, poi abbiamo il pulsante dedicato per togliere o aggiungere i filtri ND, abbiamo un pulsante per gestire il diaframma, un pulsante per ingrandire, la solita ghiera, la rotella dei controlli posteriore, la rotella anteriore, un joystick molto comodo di gestione, il pulsante di accensione e alimentazione continua, selezione dello slot,
la gestione dei vari media, blocco dell'autofocus e un altro pulsante personalizzabile. Oltre a questo, one shot AF. Oltre a questi pulsanti abbiamo anche, come vi facevo vedere, i due input per gli XLR, ma anche un input per un altro microfono stereo, quindi in tutto possiamo avere fino a 4 microfoni, l'uscita cuffia, essenziale per poter registrare e fare delle operazioni all in one, USB, controllo remoto, uscita HDMI grande, pulita ovviamente, slot per la batteria, che ci permette di andarla a cambiare velocemente, di mettere anche le batterie a durata maggiore, e oltre allo slot delle schede di memoria, qua davanti abbiamo anche lo slot per far comunicare il prodotto con il timecode e poterla sincronizzare all'interno di un pool di varie cineprese. Un'altra cosa interessante è l'innesto. Sotto abbiamo una vite 3 ottavi e due vite 1 quarto, ma essendo un prodotto veramente compatto, noi qua a fianco abbiamo anche un'ulteriore vite 1 quarto per poterla installare anche in verticale, cosa che oggi è molto richiesta in alcune produzioni. La gestione dell'audio è dietro al monitor, il monitor è touch e è ribaltabile come le fotocamere mirrorless Canon attuali e ci permette di andare a governare tutti i principali parametri e le funzionalità molto simili al mondo del reflex o del mirrorless a cui siamo abituati in Canon. Ovviamente tra i vari formati, non ve l'ho detto prima, ma c'è anche il Canon Log fino al Canon Log 3, quindi vi permette di andare a gestire tutti i formati di registrazione che preferite. La registrazione interna, parliamo di una registrazione in 4K 422 a 10 bit, quindi anche su questo riusciamo ad avere un livello qualitativo veramente elevato. Il rapporto di forma può essere sia il rapporto 4K reale, quindi un 17 su 9, ma anche un 4K UHD, quindi un 16 su 9 come rapporto di forma. Possiamo andare a impostarlo direttamente nel formato di salvataggio. Possiamo andare, tra le varie funzioni, a gestire anche un auto ISO, in modo che il guadagno dell'ISO sia automatico e che ci permetta di andare ad avere sempre l'esposizione. Possiamo anche, ovviamente, andare a metterlo in manuale. Siamo noi che possiamo andare a parametrizzare come preferiamo. Inoltre abbiamo la stabilizzazione, che può essere anche combinata, nel senso che possiamo usare lo stabilizzatore posizionato sulle lenti, meccanico, con lo stabilizzatore elettronico sul sensore. Questo ci permette di andare a togliere alcune piccole forme di oscillazione, magari quelle un pochino più circolari, perché gli stabilizzatori sugli obiettivi spesso vanno a risolvere solo problemi di orizzontale e verticale, ma non di beccheggio, rollie e basculaggio. Quindi in piccola parte ci permette di andare a correggerlo in maniera digitale senza dover far noi delle attività in post-produzione, abilitabile o disabilitabile. Possiamo anche registrare non solo in Super 35 come rapporto sensore, ma anche in Super 16, quindi il corrispettivo di un 2K come formato di registrazione, e a sua volta ovviamente possiamo gestire anche qui la stabilizzazione combinata. Sull'autofocus abbiamo tantissime cose da dire, non entro tanto nel dettaglio perché comunque sfrutta il sistema Canon ITR di ultima generazione, Intelligent Tracking Recognition, permette di agganciare i volti, gli animali, gli oggetti e mantenerli agganciati. L'area di lavoro è l'80% per 80% del sensore e possiamo, come sulle fotocamere mirrorless o reflex, premere sul monitor il touch e andare ad agganciare il soggetto che noi preferiamo. Ovviamente questo non esclude che si può utilizzare comodamente anche in manual focus e gestire al meglio il picking per riuscire a mantenere il fuoco costante. Ecco, e quando utilizziamo il fuoco manuale e ottica RF ci dice anche la distanza dal soggetto, quindi riusciamo ad andare a lavorare al meglio per muoverci al meglio all'interno della gestione del fuoco. Tra le altre caratteristiche, parliamo un po' di caratteristiche di gestione remota. Esiste il telecomando, l'RC-V100, che è un telecomando cine-oriented, che ha tutti i comandi della camera e possiamo gestirla a distanza. Ma possiamo anche gestirla con il browser remote da un computer e possiamo governare e vedere il monitor a distanza. Possiamo trasferire via FTP, possiamo fare uno streaming via IP, connettendo il network anche solo con una presa USB-C, con prodotti, con accessori di terze parti. Bene. Direi di avervi dato una serie di informazioni, sicuramente non vi ho detto tutto, ci sono tantissime cose da dire e c'è sicuramente persone che sono molto più competenti di me nello spiegare questo prodotto, magari perché ne sono anche reali utilizzatori. Ovviamente però se avete dubbi o domande non esitate a porcele nei commenti, che cercheremo di rispondervi o noi o anche chiedendo l'aiuto dei tecnici Canon direttamente in risposta ai commenti. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se vi piacciono i nostri contenuti iscrivetevi al nostro canale.
canale abilitando la campanellina per rimanere sempre aggiornati di tutte le novità che escono sul nostro canale. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e date un occhio al nostro magazine online universofoto.it, dove troverete non solo la trasposizione di questo articolo e la relativa scheda tecnica del prodotto e il dove acquistare questo prodotto, ma anche quotidianamente articoli in italiano inerenti al mondo del foto e del video. Vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao e buona giornata!